Sera ci cacchiamo nelle mutante. Benissimo. Ci siamo? Forse è il caso che chiudo la finestra. Ho preso una Coledor. Devo ancora andarmi a recuperare il sacchetto di carta per gli attacchi di panico. Niente, così. Buonasera, ragazzi. Ciao. Ciao, belli. Sto gioco, ragazzi, è tremendino, eh? Quindi astenersi deboli di cuore. New game. Già che mi dice devo scappare, non mi piace affatto. Sì, se saprissero sarebbe ancora più buono, bambù. Che è? Eh sì, Sid. Prima vai su settings, no? Perché? Che demo settà? Che demo settà? Oh mio Dio, non demo settà un cazzo. Quella tastiera. Ci sono live su TikTok. Per uno studente giovane, la cosa principale è trovarsi un appartamento non troppo, cioè caro, scusami, non caro, economico. E qui andata a Kowloon. Andata a culone. Che cosa lo aspetta all'interno? Ciao Nina. Grazie Fabel, grazie mille. Vabbè, Corviale, regà. Scusate, eh. Siete mai stati a Corviale? Corviale. Buonasera, residua. Allora, quality art, camera shake, anche meno. Benissimo. Ebbene, io sono uno studente, non c'ho una lira, mi sono andato a comprare un appartamento a Corviale. Guarda che bella la grafica, raga, oddio mio. E questa è la strada che faccio tutti i giorni per andare a casa. Minchia, raga. Pazzesca, eh. Ciao Red, grazie. Fa così. Mamma mia, raga. Stanno risorci? Risorci verdi che ci fa vedere a noi sto gioco stasera. Affittato una stanza addirittura. Minchia, adesso c'è una lira proprio. Al quarto piano. Vabbè, facciamo uno. Questi sono sempre i cani che abbaiano. Piano 2. Ma in che senso di Lindlon? Nessuna che suona, ci sta nessuno che suona. Minchia, ma sto cane, frate? Che carino. Too bad about the dog. He must be hungry. Oh no, cagnolino c'ha fame. Diamogli da mangiare qualcosa. Diamogli da mangiare qualcosa a sto cagnolino. Mamma mia, raga, che posto de merda, signori! Che posto de merda! Bruttissimo, Mara, terribile. Ma dove... Questo è il quarto piano? Qua sta, ma il quarto piano è nel mio? Cioè, è il peggiore di tutti. Non poteva essere quello sotto, dove sta il cane, che ne so, ma... Cioè, questo ha affittato una stanza dentro a sto posto. Ma mica preferiva andare a dormire dentro tutto al ponte. Mamma mia, raga, ma mica esiste davvero una roba del genere. Mi sarei andato piuttosto a dormire con una piazzetta città. Oia, sulla panchina, ma sai come stavi? Una favola! Una favola, cazzo.
C'è qualcuno che sta a scopà? I left, I put the key in the store. It's outside by the entrance. In the store, quale store? In the store. Ma quale cazzo sarebbe the store? It's outside by the entrance. Cioè di fuori, quindi dobbiamo andare fuori adesso? Qualcuno sta a scopà? Sì. Palese. Stanno a saltare sopra gli insetti. Arriva il momento giusto. Poi dice all'entrata. Dovremmo stare all'entrata, non so. Ciao Gabriel. Ragazzi, se potete... Ah! Se potete venite su Twitch a seguire la live. Che vi leggo meglio con la chat. Questo è il contatore. Ma come al solito ce ne fosse qualcuno. Ciao Queen. Sto facendo un gioco veramente horror, non quelle stronzatine. Devo tornare all'entrata? Oh mio Dio, anche il cane è inquietante qua dentro, cazzo. Ciao Gabriel, grazie. Mi raccomando, ragazzi. Madonna, raga, ma sto cane è magrissimo. Amo. Vuole da mangiare. Vuole da mangiare, piccolino. Mi potevano dare un modo per dargli un cazzo di qualcosa? Che palle, sti giochi di merda, oh! Oddio, c'era scritto, ma sono perso? Avete visto pure voi che c'è stava un tipo qua, c'è un dolante? C'aveva un braccione ciolone penzolante? Oh mio Dio. Dice all'entrata, quindi guardi se succede così, guardi che sono nel posto giusto. Nel negozio all'entrata, se non sbaglio. Allo store aveva detto, quindi. Lo sai, mi ricorda un gioco che avevamo fatto, fra, ma gli è passato te, ma questi mezzi asiatici così. Ciao Alessandro, ciao Gabriel, ciao belli, ciao, ben arrivati. Ah, da quando siamo... Riuscite ad entrare nel negozio? C'è della vita, c'è della vita. Lo store, Landline Roundabout, ok. Ok, dice la chiave dovrebbe essere da qualche parte qua. Si divertono, eh? Oddio, sì! Abbiamo preso i croccantini per il cane, oddio che bello! Salve signora! Il mio coinquilino dovrebbe aver lasciato la chiave di casa qua dentro. Se per favore potrebbe potrebbe darmela? Oh, eccola! Ma che c'ha questa cosa dei fagioli? Qua non si può entrare? No. Mi sa ci stanno pure i sorci. Perché? Perché? Buonasera, Davide. Mi ricorda troppo un gioco horror che abbiamo già giocato, fra, dai. Che c'è stato quel jumpscare incredibilmente pesante, uno dei jumpscare più brutti. Era uguale, regà, la stessa struttura era. Mo' fammi chiudere la finestra, va. Capito, va, fammi chiudere la finestra.
Affanculo, va. Cominciamo bene qua, eh. Cominciamo proprio bene. Proprio bene bene cominciamo, va. Oh, cagnolino, ci ha portato i croccantini, cagnolino. Ancora, ma ogni volta che porta il sargo guarda come sono arcidof. Ehi, che è? Cagnolino, ti ha portato i croccantini, vieni. Vieni. Feed the dog, amore, c'aveva fame, piccolino, poverino. Piccolino, poverino. Ciao, Cami. Patatino, poverello. Ma che cazzo? Ma che cazzo, non posso andare su? Ma in che senso non posso andare su? Scusami, ma non posso andare su? Ma che succede? Come faccio? Perché? Ma prima non era così. Ma prima non era così, frate. Come che te... Non mi dice niente il gioco. Cioè, tipo che ne sa? Sta a crollare il palazzo. What a smell. What a smell di secchiel. Non lo so. Come non ti fidi del cane? Il cane è amico dell'uomo, il migliore amico dell'uomo. Ecco, ma perché stiamo a fare sta cosa? Perché sta roba, signor? E ci siamo, signori, eh? E ci siamo con queste cazzate, con queste cappellate delle lucette che flippano. Siamo ancora in tempo per la panchina in piazza, eh? Ah, sono entrata dall'altra porta. Vabbè, meno male, per fortuna c'è una sta... Però, cioè, è strano, questo non dice niente che è crollato tutto sulla scala. Cioè, mi sembra un po'... Ancora sta una scopa questi e basta, mamma mia, ragazzi. Ok. Ciao, Rotte Ramen. Ragazzi di TikTok, mi raccomando, vi aspetto... Si è scemo un culo proprio. Non ho neanche abbassato l'alert. È altissimo, tipo, vedi? Grazie, bambù. Vedi, è alto, eccoci. Vabbè, 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 vabbè. A vostro rischio e pericolo, fate morire la gente, eh? Ciao, Gianso. Grazie, bambù, bella mia. Grazie mille per i 5 sub. Che mi fa entrare dentro casa mia? Find your new place to live. Bel posto di merda, voglio dire. Voglio dire, bel posto di merda, ma io... Mamma mia, ragazzi, ma questo è... Ma io capisco lo studente, capisco che c'ha una lira. Però davvero, cioè, veramente... Non lo so, un exchange room, una family accommodation, una... Che cazzo ne so? Non lo so, ragazzi, ma veramente, cioè, manca essere... Cioè, veramente, anche se ero povera, come la merda, qua dentro io non ci vivevo, cioè, veramente. Mi dovevano... Ma manco se mi pagavano a me dove entravo qua dentro. Buonasera, Andras. I'm guessing this is the landlady's room. Questa è la mia stanza? There's my room. Accoglie. Alla fine... Oh. Tipica casa di Milano. Monolocale, cucinino, bagarozzi, circa 1300 euro al mese. Tutto compreso però, eh. Tutto compreso. La luce ogni tanto flippa, però vabbè, il materasso potrebbe crollare, ma non è detto. Il bagarozzo è un'aggiunta, chiaramente non va pagato, è free e va bene. Insomma, c'è pure la cassaforte, due bottiglie di salsa di soia scadute. Bello, internet è a parte, l'acqua pure, il condominio pure, chiaramente. Che mi dava la porta? Milano centro, Milano vista Duomo. Vista Duomo e via. Spese escluse, chiaramente. Ma perché stava a rompere i coglioni a quella? Cioè, ma mi dà un... Ah, e questa è la cucina, in comune. La cucina in comune. E se si vuole usare la cucina, sono 300 euro in più al mese, perché chiaramente la cucina, come vedete, essendo messa così bene, ha un costo di manutenzione. Vedi qua da faccia e vedi... Cosola, come si chiama? CD Life. Ecco qua. Però ci sono le piante che danno un plus all'aria. Beh, direi un bel posto dove vivere decisamente la vita, sì sì. The door to the balcony is closed. Te credo, sennò la butti da sotto questa merda. Vabbè, ma quindi che qual è la mia...
Cioè, che devo fa? Questa non risponde, è una sociale. Mia regà, cioè, queste sono tutte stanze, la gente sta, ma che madonna. No, apri, apri, che sono sete in cazzo. C'è manco una luce, ma che devo fa? Ma la bolletta della luce non è stata pagata? No, palesemente, direi. Boh, non mi dà una task, non mi dà nulla, non mi dice niente, non so cosa dire. Questo è un fornello, che roba. Non hai letto la scritta a zia Decreto? Ma la so persa, che c'era scritto? Ah, questa è una radiolina. Senti che clima però, Ragazzi, non ha un obiettivo, è una storia, va giocata e va scoperta quello che è. Non c'è un obiettivo. Devi poggiare la roba sul letto. Ah, ok, grazie Franco, me l'ero persa sta roba. Come non puoi verificare l'account? Vabbè, allora, non è obbligatorio venire su Twitch, ragazzi, però ve lo dico, TikTok c'ho dei problemi ultimamente. Quindi capace che magari vado live e voi non ve ne accorgete, o semplicemente dal giorno alla notte TikTok ti banna senza motivo. Quindi per questo vi dico anche di seguire Twitch. Mi sono persa anche questa scritta? Bello. Devo fare tea? Ah vabbè, mi piace il tè, mi piace il tè. Allora, vediamo il tè. Beh. Ah, sta a fa il tè. Ah, finalmente si può fare una bella tazza di tè caldo. Chi è? Samantha, sei tu? I think it's time to go to my room. Ma bevete sto tè, no? Perché è partita sta musica di saggio? Sta cazzo di musica non promette niente di buono, eh? Oh, chi è che ha aperta? Oh, c'è un biglietto. I'm scared, I want to go home. The old woman's gone crazy. I haven't seen been able to go outside for a long time. Ho paura, voglio tornare a casa. La vecchia donna è diventata pazza. Che cazzo sarebbe? I haven't even been able to go outside. Cioè, non poteva neanche uscire fuori per, non è potuta uscire fuori per un botto di tempo. Che è sta cazzo di musica, oh? Scusami, io avevo chiuso la porta, perché? What a load of crap. It's worth checking the front door just in case. Oddio. Ma ste porte, ma che meccanismo c'hanno di vita? Niente, vabbè. Che cazzo ora è chiusa a chiave così? Oddio, raga, no, è troppo alto sto volume. Raga, ma mi schioppa un polmone, mi schioppa il cuore. Cioè, mi schioppa la valvoletta. Look like the landlady has already. E mica, ma fammi dammi il tempo di legge, zio Pera, cioè. Ma poi scusate, ma perché il cesso sta sopra gli scalini? Ma in che senso? Devo andare a cacare, se ti caghi sotto dalla perdita degli scalini. Bello, bel sistema, penso lo farò anche per casa mia. Mi piace. Ma mo pure questa flippa, ma andate a fanculo, me la da casa mia. Ehi! Samantha? Samantha, sono il coinquilino, Samantha? Eri tu, Samantha? Oh, ma ha lasciato un biglietto. Samantha, ma non puoi uscire fuori? Ma che è? Don't you dare go out at night. Non ti permettere di uscire fuori la notte. Ma Samantha, ma che cazzo? I need to find a way out. Ma in che senso I need to find a way out? Hanno appena detto che devi uscire di notte. E tutte che cazzo vuoi fare? Esci di notte. Ma in che senso a way out? Ma in che senso a way out? Ma non ha capito, cioè non ha proprio capito il gioco, Jerry, questo, eh? Dio, che è?
Non mi piacciono sti rumori, ragazzi. Non mi piacciono, non mi piacciono. Che succede? Perché è way out? Perché vuole uscire adesso questo? Vabbè, dai, così. Abbiamo voluto la bicicletta, mo' pedalamo. È chiusa. Allora, io ve lo dico. Se mi fate partire gli alert con questo gioco che già mi fa cacare sotto, se io muoio, voi mi dovete ripagare la morte. E sapete che quando è omicidio colposo, dovete sganciare 6 milioni di euro per una persona che ammazzate con omicidio colposo. 6 milioni, ce l'avete 6 milioni di euro? Io non credo. Quindi, ecco, se poi ce l'avete per fare ste strozzate, donatemi un po' di soldi e devo comprare a casa. Primo. Secondo, basta con queste cazzate, perché questo gioco basta e avanza per farmi cacare in mano. Ok? Ok. Io te lo dico io qual è a way out. A way out che se buttiamo dal barcone. Senti a me. Buttiamo questo. No, ragazzo, il gioco non è possibile. Qualcuno si sta a fare la doccia. No, ragazzo, sto audio è troppo alto. Sì, ste cuffie sono troppo subwoofer, cioè. Belle sabbe sono ammesse. Grazie Valeriona. Grazie Valeriona. Grazie Valeriona. Samantha? Ma in che senso? Ma in che senso, Samantha? Ma in che cazzo di senso, Samantha? Ma in quale senso? Ma Samantha è una brava donna. Ma questi che so, coglioni? So palle appese? Samantha? Oddio, c'è una chiave. Oddio, c'è la chiave. Ops, Samantha ha smesso di fare la doccia, porco. Cazzo, Samantha è un omicida. Ma perché ste porte non si chiudono? Perché ste porte non si chiudono? Madonna, giuro, sta mandando un puzza sta cosa. Samantha, vuoi te porta asciugamano? Io non, giuro, Samantha, non ho visto camera 2 per niente. Magari un giorno dovresti invitarmi. Magari Samantha un giorno mi inviti e andiamo, mi fai un caffè, un tè, una cosa, un... E chi da sen fit, mannaggia, è merda di quella che... Il balcone. Ah, ok, no, so i cir... Io ci la spacco stavolta. Io ci la gambate. La piaggambate stavolta. Madonna, Madonna, io non carcio la spacco, Cazzo era Samantha quella? Cazzo era Samantha? È andata via? Cosa c'era? Una donna lunga. La donna matta. La donna lunga e matta. Che strappa i coglioni alla gente e li appende. Donna là? Dio, qua è buio, 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 buio. Dio, la vecchia signora. Cazzo. Samantha non sta bene con la testa? Samantha, it doesn't bene proprio. Tanto non si chiude, cioè, guarda il cazzo di porte c'hanno qua inutili. Samantha ha fatto un bel lavoretto, devo dire, eh? Guarda mo, eh? No, non le puoi guidare. Dobbiamo andare avanti?
sto dentro la camera mia. Ma chiuso dentro sta puttana. Ma guarda che bardracca, ma chiuso dentro. Ma sta grandissima stronza. Come cazzo uscimo? È aperta di nuovo. Sono soprattutto su Twitch, ragazzi. Venite a trovare su Twitch, che TikTok ormai non mi spamma più. Cioè, veramente, mai vista una roba del genere? Cioè, veramente non ho parole, guarda, non ho parole per TikTok. Cioè, non so cosa dire. Venite su Twitch, ragazzi, mi raccomando. Forse era meglio chiusa a chiave. Forse sì. Giuriamo, ma faccio, c'è sta puttanella, vero? Ok. Ma devi flippare. Ok. Ok. Ok, siamo fuori. Siamo fuori. Getting into your neighbor's apartment. Ah, sono entrata dentro l'appartamento di un... Credo sia crashato TikTok. Paolo, però TikTok... Cioè, tu sai che sono stata in live questi giorni? Perché ha finito di girare. Cioè, il mio canale TikTok è ufficialmente morto. Perché? Perché ha deciso TikTok, così. Dimmi te se ti pare normale. So che dì, Paolo, forse tu sei fortunato e riesci a vedere le cose, ma... Le live, ma... Things have been weird in town lately. E le cose stanno diventando strane ultimamente in città. I feel like I'm in danger here. Mi sento come se fossi in pericolo qui. Devo finire il... renovation, tipo la ristrutturazione, una cosa del genere. E andarmene subito da qui, andarmene presto da qui. No, raga, tremendo sto gioco. Ma ancora Samantha, eh? Questi cazzo domini appesi qua. Scusa, scusi, no, pensavo... Cerco aiuto. Che cazzo sta aperta? Al frigo? Ah, che carina Samantha, mi vuole offrire qualcosa. C'è il frigo automatico, vedi quanto stanno avanti qua. Minchia, raga, che cazzo de caga. È chiusa a chiave. Che cazzo è? Degrado! Signora, mi aiuti, vi prego. Aiutatemi, signor. Dove cazzo sta la chiave di sto po'? Basta con sto busso, porco due! Crimemo, ciao! Cazzo, si è aperta questa? È aperta questa? Sì, però una dorcetta, sì, che dici, una dorcetta me la daresti? Me la darebbi una dorcetta? Non si vede il cursore, non si vede. Ma che è? Bloody? Forse? Oh, una chiave. È apparsa adesso però, frate. Lo vedi? Vedi che faccio bene a girarmi di lenta? Lo vedi che faccio bene a girarmi lenta? Appendi i vestiti poi non li devi stirare. C'hai ragione. Ma qua non c'è solo la signora Sa... Mio Dio, che cazzo è quello? È il vestito? Di ciò come fai a giocare, Franco? Mannaggia a te, oh.
Questo gioco è tremendo, eh. Dice che è stato votato come miglior gioco dell'anno. Horror. Ah, così, io pensavo ci fosse una strada. Cazzo, è una torcia, meno male. Raga, questo è horror sul serio, eh. Noi qua scherziamo, ridiamo e giochiamo, ma questo non è... Questi, cioè, questi sono proprio gli horror che portavo all'inizio quando avevamo degli horror da giocare che avevano un senso. Ah, c'è il frigo che si apre, ecco che cos'è. Questo è veramente horror, porca troia. Questo è veramente... c'è poco da ridere qua. C'è proprio poco da ridere, cioè. Poi su ste cuffie, raga, c'è un audio veramente... No, ma che telefono, no, questo solo PC. Telefono, sti giochi, è difficile che ci stanno, sì. Comincia a diventare brutta la situazione, frate. Ma c'era un uomo qua? Ah, era questo, sì, col cazzo. C'erano i piedi, ho visto io. No, raga, qua se morimo. Qua morimo veramente di infarto secco, proprio. Dio, oddio, ma che posto è? Poi gli asiatici sono i peggiori, oh. Gli asiatici sono i peggiori. Fanno sempre più paura degli altri. Asiatici e russi... Puttana! Bastarda! Quella puttana bastarda! Sto gioco è bastardo in culo, raga, cioè veramente, vi giuro sto gioco è no, sto gioco è un no. Mo che è in codice? Pairing? Caring, pairing. Che madonna dovrei scrivere? Ma ragazzi, poi dici, dici tre parolacce chiare. Ma giocateci voi senza dire una parolaccia a sto gioco, va. Voglio proprio parte la sfida. Devo vedere tutti i quadri. Ma ho capito, Franco, l'ho visti sti cazzo dei quadri. L'abbiamo visti prima i quadri, no? D era uno, poi che c'era? Poi c'era la Y alla fine, Bloody tipo... E de deficiente io che gioco a sti giochi. Ma mo che è? Ragazzi, non si deve fare niente, ci sono degli obiettivi nel gioco. De Vi ricordate voi, per favore, A? Mannaggia... No, raga, sto gioco è troppo per me, cioè, ve lo dico. Mamma mia, raga, ma che gioco è? Cioè, è devastante. The Ray? The Kay? The Kay? Potremmo ammettere, io non ce vado là, affanculo. E levate porco due con ste porte di merda. Ma che è che fa sto casino? La Y era quella di prima. Di lei. De. Che sei matto, porco zio? Oddio, sapete cosa mi ricorda questo? Quello lì che mi ha fatto venire l'ansia. Oh, un piede di porco, dai. Io vi giuro, mi sta innervosendo a merda sto rumore. Ma tanto proprio, eh? Non capisco da dove viene, poi. Oddio, questo jumpscare è proprio scriptato. Oddio, ragazzi. No, ragazzi, sto gioco è troppo. Sto gioco è troppo, cioè, chiamate un'ambulanza. Se...
Me ne frega un cazzo di quello che sta succedendo. Ma come si accavallano pure? Ancora! Mamma mia! Ciao ragazzi di TikTok, benvenuti, ben arrivati. Grazie se state lasciando follow, se state lasciando like. Mi raccomando, condividete la live, datemi una mano che TikTok mi odia. E mi raccomando, passate anche su Twitch perché ci faccio le live tutte le sere insieme a TikTok. Però se vi piacciono le live, insomma, seguitemi, così se dovesse succedere qualcosa a TikTok potete trovarmi sempre qui su Twitch. Oppure no, se moro prima. Brutto sto gioco, raga, brutto, Pensavamo, adesso usciti, invece... Comunque, raga, vi dico una cosa, se mi fanno schiattare il cane... Ayakina, grazie tesoro! È la scoteca, che cos'è? Grazie mille, baby. Autas già portato, sì. E che cos'è la scoteca? E come al fuoi gifti dati a un sub tu cosbobba. Cosbobba? Allora, dovete sapere che io porto tantissimi horror. Porto praticamente prevalentemente horror. Ma porto anche variety e un sacco di altra roba. Però essendo che mi piacciono tantissimo gli horror, li ho giocati tutti. Tutti. Grazie Shazun, grazie mille per il Prime. C'è qualcuno là, vero? Forse è un bait. Ma mi strozzo quella cosa, allora. No, sembrano due occhi. Pezzi di merda questi, raga, mortacci loro. Che gioco hanno fatto. Dei pinguini. Ragazzi, gioco no, it's not for tutti, eh. It's not for tutto e tutto. Porco due. Ma perché si deve aprire così piano? Mamma mia, raga, ma chi mi ha fatto fame di giocare a sto gioco? Ma chi cazzo ci fece fare? Diceva mia nonna. E gli dovevo dare retta. Mia nonna calabrese. Ma chi cazzo ci fece fare? Sempre era. Era una frase proprio tipica. Che cazzo stai a di? Ma in che senso? In che senso? Ma in che senso? Sono morta? Lo devo rifare? No, lo devo rifare? No, frate, ma come? No, frate, ma come? Come lo devo rifare? Porco! No, è cambiato qualcosa, forse non lo devo rifare. Fa? Ma è normale? Cioè, non capisco se è normale. Però non mi è apparso nulla. Strano. Ah, è normale. Io madonna, ragazzi. No, perché sennò mi diceva tipo riprova, ritenta. Una cosa del genere. Sì, è calabrese papà lì. Ma raga, ma di nuovo, frate?
Ah no, ok, cioè dovevo... There's no way out, non c'è via d'uscita. You successfully eluded the pursuit. Code? Arcama! E dai, non l'ho visto! 5-9, che cazzo c'era scritto? 5-9-13? Sto stronzo. Stava a leggere l'achievement, che cazzo ne so. E dai però, madonna, raga, ma tremendo. E dai, che cazzo però. Sono jumpscare di merda. Ciao Grim, grazie. No, raga, tremendo, raga. Cioè, raga, sto gioco non è per i deboli di cuore, ve lo dico, qua si stronzeggia, si cazzeggia, si diverte, giochetti stupidi, questo non è... Qui non si scherza affatto, Qui c'è poco da ridere, frate. Andiamo a... Boh, mi dà fastidio quando ci sono due... All that's left is to find Marima Maiala. Non te lo posso assicurare che non moro uccido. Ma allora scusa, potevo andare sia sopra che sotto? E mo andiamo sopra o sotto? Ah, ma sono sotto? Sempre sopra negli horror, vedi? Cazzo non fa qua. I'm not going back there. E c'ha pure ragione il signorino, no? Cioè... Vattene subito da sta cazzo di casa. Ma che sei matto? Cioè, ma è meglio fare barbone per strada a Termini? Che ne so, almeno pure tu spicci. Cioè, pure i negozi. Cioè, sanno le luci, i sassi. Pronto, polizia? Ma questa dove siamo? Dove abbiamo preso i croccantini per il cane? Dio, regà, non è che il cane è morto. Oddio. And here's the way out. Exit. De Gucci? Ah no, forse però è cinese. Cioè non so se è giapponese o meno. Però questo sicuramente si usa come kanji per dire che... per indicare l'uscita. Questa è l'uscita ma non si può aprire? Oh, dovete staccarmi con sto flippino de luci però, perché non è che è bello sempre vedere, fai venire... Ma che biletti c'è la gente? Oddio. Oddio, oddio, perché... Oddio, perché diventa così brutto, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che cazzo di gioco, ragazzi, che ho dovuto giocare io stasera. Era da un po' che giocavamo un gioco così bello, così bello brutto. Cioè, così brutto bello. Così bellutto. Vedete se c'è qualcos'altro qua, che cazzo ne so. Ah no, da qua venivo. Cioè, tra l'altro ora non ci sta neanche più la strada. Fammi vedere se sta qualcosa, che ne so. Questi cazzi dei frighi stanno dappertutto. Ma il frigo costa poi, Cioè, avete i pezzi al culo che potete permettere tutti sti frighi? Così bello devastante, esatto. Poi mi piace perdere tempo, andare avanti a cercare cose, ma non penso sia esplorativo sto gioco. Oh, si pianta la marijuana sto posto. Franco, a che punto siamo del gioco? Dimmi che manca mezz'ora, Franco. Andiamo, mo, su o giù? Andiamo su. No, raga, ma qua no, raga, dai, qua si rientra dentro a sti cazzo dei palazzi infernali. Cioè, raga, è atroce. È pieno di vestiti, ma che è una lavanderia? Manca mezz'ora. Dai, fra, dai, dimmi quanto manca, seriamente, dai, no, dimmi la verità. Dai, Sid, sempre il solito. Ma si incaglia nelle cose, nei muretti, nelle robe. C'è qualcosa nelle macchinette, ma non credo, sì. Le tenaglie? Non c'è sta nessuna tenaglia qua, sì.
Niente, restiamo qua un'altra volta. Poco? Perché fa così? Perché? Perché fa così? The elevator doesn't work. L'ascensore non funziona. The generator's out of gas and the starter level's broken. Vabbè, tutto rotto. Il generatore non funziona. E funziona un cazzo. Vabbè, ma questo cioè non è che è una novità. È una novità? Non credo. Ha detto che dovevo trovare qualcosa per tagliare le catene, eh? Non si apre niente qua, tocca andare in quella strada di merda rossa. Maledetta. Ma è una gioia, sì, ma è una gioia. Bella fiamme. Ci ho abbandonato pure la torcia. No, non ci può abbandonare, se no non vediamo un cazzo. Questo è un generatore. È un qual... Now, where do I look for lever or gasoline? Questo giustamente dice, mondo cazzo la trova la benzina da mettere qua dentro, porco due. Sento un rumore. Quella tipa pallida che scende dalle scale tutta storta. Ma gioco? C'è qualcuno. C'è qualcuno, raga. Preparate perché c'è qualcuno. Se più dei casoli non do il generatore, do fuoco a tutto. Ma raga, ma è bruttissimo, cazzo. Minchia, ma è bruttissimo. Ma che problema ha? Ma forse è il benzinaio, signore, sa dove sta la benzina? Mi servirebbe per far ripartire. Guarda, lo faccio proprio a titolo gratuito perché ci tengo al quartiere, eh. Ma se mi potesse dare un pochino di benza. Minchia, raga, brutto, veramente brutto la morte. Sto provando a riandare di qua, se magari c'è una porta che si apre, ma non credo. Bisognerà andare giù di nuovo. Ma stavolta era bianca prima. Brutto, brutto, raga, brutto, sto brutta storia. Che è sta cosa? Due freccette di uno andare giù. Tanto non è che c'è tanta scelta. Cioè. No, raga, sto gioco è tremendo. Tremendo proprio. Ora è aperta la porta. No? Sì? Oh. Madonna, dovrebbe essere sta gasoline. Non c'è sta un cazzo qua però. Ha bisogno di un piccolo, un po' skin care. È buio sempre, buio sempre. Questo è l'exit. Che qua c'è una porta aperta, quindi immagino che dobbiamo andare qua. Maremma cane, raga, maremma cane. C'è sia de... Ah, che pure i giochi per i bambini. Pensa che infanzia felice vive qua, mannaggia. Oh, ah signor, ma è un quartiere, ma che se buttate sotto così la roba? Ma buttate in monnizia, quando stavamo? Signora, ma questo c'è veramente un comportamento... Un comportamento mai visto. Mai visto. Ma c'è mai piede di porco noi? Oh, ma sai che qua c'è sta un cazzo. Vedete porco che sparisce improvvisamente. La cosa più utile che poi avè. Cioè, te ci difendi. Ci apri le porte. No, lo butta via. Che cosa, amico, l'hai visto? Oddio, che cosa? Che dovevo vedere? Stava sopra? Oddio, qua? Porco due. Ma ha buttato lui il sacchetto. Pezzo di merda. Via giù che ti do una pizza madonna. Sto bastardo mi sta a tirare il sacchetto. È affacciato, vedi come ciondola. Guarda che brutto sto corridoio, eh. Oh, guarda, questo potrebbe essere gasoline. Madonna che bassi sto gioco che c'ha. Oh, basta. Anche meno, cazzo. Anche meno. Ma questo è il frigo di prima che si apriva così. Ogni tanto si sente qualcuno ansia, ma comunque, cioè. Che ansia, raga, sto gioco, mamma mia. Non è un tizio impiccato, eh?
Mai un'arma, mi basterebbe pure il tagliaunghie. Minchia, davvero? Tagliaunghie c'ha sempre un pezzo affilato. Vabbè, sta su lui, no? Quindi non sta, non può sta giù. Cioè, se sta su, non può sta giù. Quindi meglio così. Tanto di guadagnato, no? Non credo che la logica sia questa, però vabbè. Se fossi lì a gasolina mi stava a scidar culo. Minchia. Beve, eh. Let me show you something. Look under the rock by the swing set. Dice, lascia che ti mostri qualcosa. Guarda sotto la roccia, dove sta st'altalena, diciamo, sto coso, non so neanche come si chiama, swing set, non so. Minchia, comunque io sono lenta a giocare agli horror, da morire. Perdondolo? Cioè, mettilo sulla parete dietro, la parete? La parete. C'ho paura, ragazzi, perché qua succede. Lo vedi? Quante ne so? È sceso giù l'omino ora. È sceso giù, raga. Ha portato lo nipote a giocare qua. E vabbè, è sparito. No, sta ancora qua. E allora onde sta? Sotto la roccia. And now into the red refrigerator. Che cazzo de ridi sta bambina maledetta infame. Il frigorifero rosso che sta qua a sinistra. Che brutta storia questa. Io sento tutto, Paolo. Non solo i passi, i sospiri. Vedi le luci che flippano, le piasse in corpo. Qua. Dai, vabbè, questo è jumpscare assicurato, dai. Dai, jumpscare assicurato, no. Did you see that pine cloth in the yard? Don't you want to see what's behind it? Hai visto quel cloth? È tipo stoffa. Pine? Che cos'è pine? Che cos'è? Insomma, dice, non ci vorresti guardare dietro? Io questa cosa vorrei fare. Vorrei andare a casa. Vorrei andare a casa. Non voglio guardare dietro un cazzo. Tra l'altro ci sta questo maniaco di merda che mi sta ansimando alle spalle. Ora mi giro e ci sta lui. Ah, è pink. Ah, pink. Sembra una E. Dai, vabbè, mo mi giro e ci sta sto stronzo, eh. Quanto è quotato, sì. Quotato. Oddio, era quattro zampe per terra questa testa brutta bubonica. E infatti era dello di me, Ginger. E il signore è un pervs. Il signore è un pervs. Pink, eh? Pink è questo. Ok. Oddio, raga, speriamo che non abbiano ammazzato il cagnolino, vi prego. I gattini, i pinguini, girl power, due tipi che trombano, un gattino alla luna, un lupo, dei cagnolini, un cavallo, gattino... Un anime, due che paccano, un corvo. Che bello questo posto. Sì, se la già incazzo però qua, scusa, non ci vedo io. Allora, it's a beautiful day. It's a beautiful hide out, isn't it? È un bel hide out, cos'è, nascondiglio? I was hiding here from all the horror that started happening in the family, in my family. And indeed in the whole city. It's good that there is not a single living soul left in Kowloon. This coin will be useful to you. Allora dice, sì, è il mio nascondiglio praticamente. E sono stata nascosta qui da tutto l'orrore che ha cominciato ad accadere nella mia famiglia e in realtà in tutta l'intera città. È bello
che non c'è una singola anima viva rimasta a Kowloon. Questo coin, questa moneta, sarà inutile per te. Useful è inutile. Ah no, utile forse. Sarà molto utile per te, no? È il contrario, sarà molto utile. Giusto? O no? Utile era, ok. Quale sarebbe sta cazzo di moneta? Questa, ok. E sta bambina mo che cazzo di fine ha fatto? È diventata la signora matta. Eh sì, ma la moneta, la moneta. Ah, useful. Useless era, giusto, useless. Mi sono confusa. Non voglio andare via da qua, ragazzi. Mi sembra un bel nascondiglio, a dire la verità. Mi sembra un bel nascondiglio. Non voglio andare via. Dove devo andare poi, tra l'altro? Il distributore dietro? C'è un distributore? Dove avete visto questo distributore, frate? Dov'era questo distributore? Quello vicino alla porta con le catene. Vicino a Exit? Dio pera. Scusa, come cazzo si esce da qua? E non si può uscire da qua, però. Una volta si poteva uscire da là. Raga, c'è qualcosa che non va. Non posso più uscire. Non posso più uscire, cazzo. Non posso né scendere né salire. Non era qua? La stanza con le catene era dove stava il frigo? Perché qua c'è una stanza ed è l'unica. Cioè, una porta, ma non me la fa cliccare. Non me ce fa andare. È dritta, ci sto andando a dritta, Franco, ma non... È qua, l'unico posto dove non sono andata, sarà qua. Dove stava quel maniaco di merda, maledetto. Ecco, va, pure la lampadina di rotta, va. Perfetto, perfetto proprio, guarda. E te credo a forza di... Ah, mo è aperta la porta, fantastico, un altro frigo. Ah, siamo dietro dove stavamo, ok, ora possiamo andare... Perché è andata via la perché è andata via la... Oddio, perché è andata via la musica? Perché quando va via la musica non è mai un bel... C'è qualcuno lì? Oddio. Che cazzo sono sti bassi? Ma che è? Ma perché c'è sta musica? Ma perché c'è sta musica, regà? Oh shit, questa è la... Ma perché non me la fa prendere, porco due? Minchia, raga, mi sta a venire l'ansia questa musica, oh! È la levetta questa, è la levetta per il generatore. Sì, sembra qualcuno che corre, brava. Vogliono far cagare, capito? Questa è la levetta, frate. Ste pazzi, è fresco licchio. Mi serve la gasoline, sì. Però dici che intanto vado a mettere questo, no? Inutile. Mi serve la gasoline, inutile. Ah, era qua. Voglio provare a vedere se ce lo fa mettere. Ok. Devo tornare qua, sì. Sono caso in genere. Vabbè, intanto ho messo questo. Sta buono, Franco. Lasciami fa, fra. Mi sento un passo avanti già.
Sento rumori, voci, cose. Allora, vabbè, vado dove ha aperto la porta quel bruttone là, immagino. Per forza, è l'unica strada. È l'unica che tocca fa. Poco da inventasse qua. Eccoci qua. Io vorrei provare. Oddio mio. Non si apre. È bloccato. Mamma mia, raga. It's bad. My little girl ran away from home. I don't know what's wrong with her. My wife hasn't come out of the bathtub in 3 days. Everyone around me is crazy. I don't know what to do. This gas from the pipes, I never noticed it before. Ah, I think it's all his fault. Help. Dice, porca troia, che cosa brutta. La mia piccola figlia è scappata via di casa. Non so che cosa non vada in lei. Mia moglie non è uscita fuori, non esce fuori dalla vasca da bagno da 3 giorni. Beh, mi sembra un po' una cosa. Tutti qui stanno diventando pazzi. Non so che cosa fare. Questo gas dalle pipes dovrebbero essere quei tubi, se non sbaglio. Avete visto quando ho fatto il botto all'inizio? Dovrebbe essere uno di quei tubi. Non l'ho mai notati prima d'ora. Penso che sia tutta colpa loro, cioè colpa di quel gas. Oddio, potrebbe pure essere tipo che sono mezzi malati, allucinati, perché quel gas è nocivo, gli ha fatto venire le bolle sulla pelle, perché avete visto che lui c'ha. Non mi fate spoiler però, ragazzi. Tra l'altro non mi mettete ansia, non mi dite più vai avanti più diventa peggio, perché cioè veramente non ne ho bisogno. Sul serio. Sul serio. Cioè già sono abbastanza impredata così. Se mi dite così io non vado più avanti. Cioè. Dio madonna. Ok. Si sale. They want to evict. Che cos'era? Evict us from our neighborhood. Tipo scacciare. The government is hiding the fact that we are dying here. Il governo sta nascondendo il fatto che qui stiamo morendo. No, va bene, ho capito che la situazione può andare peggio. Tutti i giochi peggiorano verso la fine. Però, cioè, se mi dite così, non mi fate andare tranquilla. Già sto abbastanza. And here's a canister of gasoline. Ok, ok, qua c'è la gasolina. A mi me gusta la gasolina. Dalle la gasoli. Sei incazzato. Sei incazzato perché gli ho rubato la benza. Sei incazzato perché gli ho rubato la benza. A me sta musica non mi piace, frate. Giuro che te la ridò la gasolina. Dio madonna. Sì, ma madonna, raga, cioè, io non ce la faccio andare avanti così, vi giuro. Cioè, veramente too much. Veramente too much sto gioco. Oddio, è qua. Ma perché mi deve far partire questa musica a cannone? E poi non c'è niente. Stardi, maledetti. Non so che cos'era quell'urlo. Ah, l'urlo era questi stronzi che mi mandano gli audio. Gesù Cristo. Too much. Mazza, mi ho risolto tutti i problemi, mobbe. Tutti i problemi mi ho risolto, frate. Tutti. Che ci dovevamo fare questa cosa? Ci sta incazzando. Ci credo.
non posso abbassare. Io non posso abbassare. Ma non mi sono mossa, è arrivata da solo. Che sto bastardo bubbonico. Il gas che esce dalla tubi. Ma potremmo chiamare l'ascensore, mo, fammi capire. Come diceva che il generator out of gas and never started ever broken. Ah. Capirà, una sicurezza proprio. E andiamo, andiamo giù, che cazzo ne so. Andiamo al primo piano, non lo so, dove manna. Sei più vicino al piano terra, se può uscire, che ne so. Ah, stiamo proprio al sicuro qua, guarda. Visit the roof. Ma come io ho messo il primo piano? Quale roof, a scemo? Vabbè, praticamente potevo cliccare quello che vi pare. Oh, però devo dire qua si sta meglio, eh. Con questa musichetta rilassante. Con questa bella vista. Devo dire... devo dire sì, eh. Devo dire sì. Ah, stasera dormiamo sotto al cielo stellato. Mi piace, mi piace. Rimaniamo qua. Aspettiamo l'alba e poi ce ne andiamo. No? Così si fa. Visit the roof. Cioè, ma chi cazzo ha mai cliccato il roof? Oh shit. Abbiamo trovato le cesoie. Abbiamo trovato le cose per... quale catena era... non mi ricordo qual era la catena della porta. Ciao Leti, buonanotte bella. Allora, se vi volete recuperare poi il gioco e la fine, intanto sicuramente lo ricaricherò sul canale di archivio su YouTube, Kodomo Live. Mentre molto probabilmente ci farò anche un edit con questo venerdì prossimo, però. Questo venerdì esce il coso con Kokeshi. Ma che resta tranquillità? Ma veramente c'è un attimo di serenità in sta parte, guarda. E mo che faccio? Devo tornare all'ascensore, sì. Sì, ma se io clicco tipo nono piano, cioè non succede nulla. Dove andammo? Cioè non decido io dove andare. Cioè, mi ha riportato qua. Non ci stanno tanti piani. Valeria. Grazie, Valeriona mia, grazie mille. Ecco, mo che resta musica. Ma dove andiamo? Ragazzi, dove andiamo? Minchia, Terry, porta pure zella sta storia. Non so se arrivo alla fine, forse manco tu, ma voglio sapere come finisce. Io pure, guarda, l'unica cosa che mi manda avanti è sapere la fine di questo gioco di merda e avere la soddisfazione di aver finito un gioco così di merda. Amore! Ma il cane che c'ha? C'ha lo strabismo? Cagnolino! Ti prego, aiutami, cagnolino, vieni insieme a me. Andiamo, scappiamo via. Dai, me lo posso portare via, sto canetto? Dai, lo voglio portare via. Perché non posso portarlo via? Degli occhi strani comunque sto cane. Oddio mio, è inquietante. Perché sto cane è inquietante, posso dire? Perché è sempre più alta? Ma che cazzo c'è? Beethoven? Guarda. Canetto, vieni via con me, ti prego. Ah, ci sono le catene. Come si chiama? Cannone, ma che è? Cioè... oddio mio, eccoci qua, stanno tutti a morire. Comunque, raga, secondo me la mia teoria è questa ed è secondo me è palese che sia così. Cioè, questi tizi che vivono in questo posto, mamma, tutti appesi, in questo posto, si sono ammalati per questo gas, sono diventati mezzi pazzi, mezzi rovinati sulla pelle perché è nocivo e corrosivo.
Vedi? Io corrode la pelle, le cose. Poi morono mezzi di fame. Questo sta una branda, sta. Questa so io. Quando devo creare dei contenuti e mi viene in mente niente, faccio così, ragazzi. Oppure questa so io quando mi blocca nei live su TikTok. Palese. Questa so io quando vedo i numeri su TikTok. Oppure questa è la vicina quando mi sento e faccio live. Tutta la sera così. No vabbè, basta, davanti. Oh, un dos gambetta. Ma qui è pieno di gente, ma c'è una vitalità incredibile. Signor, che possiamo fare? La porto via da qua, signor. State messi malissimo. Questo è proprio morto. Guarda lassù. Gente impicca. Minchia, sei inquietante sto gioco, porca troia. No, regà, terribile. Qui c'è un po' la parte feeling. Ma che cazzo sta a pregare? Una pianta? Ma che sta a pregare? Questo pure non gli ha detto bene. Un altro che sbatta la capoccia? Signore, non faccia così. Andiamo via da qui. Vedi che la pelle è bubbonica. Siamo usciti. Cazzo, siamo usciti. Oddio, ti prego, scappa. Vai a casa. Vai a casa, ti supplico. Living the city. Ma come living the city? Ma non è finito, ragazzi. Manca un pezzo, sicuro. Manca parte. Manca qualcosa, sicuro. Il cane. Raga, ma perché il cane non ce l'ha fatto prendere? Vedi, non è finito, raga, no. Visto il trailer c'erano delle parti in più, quindi non è finito. Qui c'è, mi sa, una sorta di... Che sta a pensare cane. Come lo piglio? Ma non hai visto? Che cosa ho visto? Di che cosa ho vinto? Damaged 5 years ago was one of the worst cities in China. È cinese. Shortly before demolition, he had experienced a spike in crime and underwarrant murders. Many believed that the government was willing to go to terrible lengths to demolish Kowloon. Ma perché? Mi ha seguita? E lui che vedeva tutte ste cose? È finito! Oddio Gesù, grazie! Grazie Gesù, grazie! Gesù, grazie! Ma com'è finito? No, mi sono persa qualcosa, fra, davvero, mi sono persa qualcosa! Era l'immaginazione sua, perché la città era distrutta, invece di pensare al cane. Che non ho letto quelle cose. Cioè, è stata distrutta 5 anni fa e lui era immaginava quella roba lì. Ma come faceva ad immaginarselo? Scusa, aveva affittato una stanza in quel posto. Sembra quello che pregava la pianta. No, ma continua non te fa continuare però. Ah, ma dici probabile che ci viveva? What? No, se fa continuo mi fa vedere la fine. Dice che è stata demolita, però lui se ne va. Strana sta roba. Ah, è demolita, è vero. Ma ah, è vero, non ci avevo fatto caso. È vero, cazzo.
No, quando fa ancora questo cane. Ma perché il cane? Il cane. Recently, there have been many rappers with deposits from the people who have been to Colorado. They say they have seen a city that does not exist. The one 5 years ago was one of the worst. Ah, dice che ci sono state delle segnalazioni tipo di gente che aveva visto una città che non esisteva, perché questa città è stata demolita 5 anni fa. Ma c'era un mezzo inghippo del governo, perché non so che cosa succede, non si capisce cosa succedeva in questa città. C'erano omicidi, cose, robe varie, ma non si capisce bene cosa succedeva. Ma c'è sta puttana che appare ogni volta, mi fa pian corpo, me la scordo sempre. Oddio, è vero, non ci ho pensato. Da sta inquadratura sembra che si sia impiccato, regà, lui. Guarda. Sembra che sia impiccato, regà. È vero, non ci avevo pensato. Vedi, ciondola pure. Non ci avevo pensato a sta roba, vedi? Ha trovato l'uscita, la morte.